Prima leggo questo, perché non ho finito di parlare di questo mantra. È però, un mantra che, quando le persone guardano questo mantra, è veramente una grande cosa per la loro vita, diventa veramente utile. Fa sì che la loro vita di cacca diventi oro. Quindi scrivete questo mantra per tutti quanti. Questo mantra è Aha Sha Sa Maha. Vedendo questo, dopo 15 giorni tutti i karma negativi vengono purificati, completamente purificati dopo 15 giorni. Non solo quelli accumulati, non solo in questa vita, ma da rinascere senza inizio, vedendo questo mantra. Quindi, ok, per cui questo è veramente molto importante. Le persone nel mondo soffrono tantissimo con questa attitudine autogratificante, con questo egoismo che è la radice del samsara, l'ignoranza, i tre veleni mentali e così via, pieni di allucinazioni, quindi con tutti quanti i concetti errati. Non ho tutte queste cose perché ho trovato il giusto sentiero. E quindi dovrebbe essere realizzato. Io ho realizzato il sentiero giusto, tutto il sentiero giusto l'ho trovato, che purifica quello, tutti quanti i concetti errati. Io ho la più incredibile pace, non soltanto il nirvana, ma il grande nirvana e anche l'illuminazione. E non voglio danneggiare nessuno, mi sento un pochettino vergognoso perché ho troppa felicità, molto di più degli altri. E quindi adesso devo stare un po' tranquillo, devo acquietarmi. Ti piace? Mi piace? Sì, sì, mi piace. Ti piace? Tu da Nuova Zelanda? Sean? Ti piace? Sì, mi piacciono i colori. Ma ti piace l'argomento o no? Cosa pensi? Cosa pensi? Buono. Cosa dovrebbe essere detto? Cosa deve essere detto? Quello. Quello deve essere detto. Cosa? Quello deve essere detto. E venerebbe Francis? Va benissimo tutto quello che hai detto. Ti piace Jane? Ti piace John? John? Sì, mi piace. Ok, molto bene. Ok. Yani.
Ok, quindi ora. Miei più cari, miei più preziosi, più gentili, gioielli che esauditi i desideri, tutti gli studenti, amici, fratelli, sorelle. Padri, madri e tutti gli esseri senzienti. Io spero che tutti quanti state bene. Effettivamente all'inizio, affinché voi non siete liberi da samsara, sulla base della sofferenza onnipervasiva degli aggregati composti, voi state in quella sofferenza, quindi non c'è la possibilità di stare bene. E poi, oltre a questo, c'è anche la sofferenza del cambiamento. E nei reami della forma, i reami senza forma. Nei reami senza forma non hanno le due sofferenze, ma hanno la sofferenza onnipervasiva composta. E quindi non c'è assolutamente niente per cui stare bene. Poi, oltre a questo, la sofferenza nel cambiamento, tutte quante le sofferenze che si sperimentano nel samsara, tutti quanti i piacere sono sofferenza del cambiamento, ovvero che si trasformano nella natura. Poi c'è la sofferenza del dolore, la sofferenza della sofferenza. Ma voi non notate questo e quindi voi dite, ah, sto bene. Avete il cancro, ma non lo sapete, allora dite, ah, io sto bene. Uso quello come esempio, come esempio. Ok, allora. Ok. Va bene, ora. La motivazione. E quindi essere libero soltanto me stesso per ottenere anche soltanto la felicità ultima, essere praticamente incatenati allo stato di grande beatitudine, di pace, la liberazione del samsara, anche quello non è sufficiente per sempre, anche se è per sempre, anche se è così, anche quello non è sufficiente. Quindi uno deve essere libero, deve liberare gli innumerevoli esseri senzienti da ogni reame, liberarli tutti dall'oceano di sofferenze e samsara, e non solo quello, ma portare lo stato della completa illuminazione completamente da soli. Completamente da soli. E quindi questo, per ottenere questo bisogna ottenere lo stato della onniscienza. Quindi mi accingo a ricevere gli insegnamenti. Li ho chiamati Lojong, che vuol dire addestramento mentale, perché in particolare c'è questo virus e anche ho già menzionato molti metodi. Ho fatto questo, dovete fare questo, dovete fare quello. Ho già illustrato molti metodi per affrontare questo problema.
Il soggetto, l'argomento dell'impermanenza alla morte. Quindi vedete adesso? Ho parlato riguardo ad altri soggetti. Comunque, la cosa importante è controllare la mente, domare la mente. Quanto sia importante per creare, avere la capacità di creare le cause per la felicità, proteggendo il karma, proteggendo la moralità, domando la mente, controllando la mente. Se voi volete praticare, quindi, allora dovete pensare, dovete riconoscere l'impermanenza e la morte. Quella è la meditazione. È la meditazione, la consapevolezza più importante. Per cui adesso leggerò, non solo adesso, ma più tardi, leggerò da Kyabjepa Poonkarimpoce questo. Questo è, qui è incoraggiamento attraverso il riconoscimento dell'impermanenza. Normalmente lo traducevo come il heart spoon, cioè come il cucchiaio del cuore, ma non è veramente un cucchiaio. Ho pensato che con un cucchiaio si prende la parte più deliziosa del cibo. Ninghi turma, cimatet, qua è in inglese. Questo è in inglese, vuol dire è la più, Ningituma, vuol dire è la cosa più importante che voi dovete tenere nel cuore, il consiglio o la meditazione o la consapevolezza, la più importante. E come ho detto, che vi persuade nella virtù, vi spinge nella virtù, nel Dharma, vi fa continuare, vi fa anche ricordare quello, la consapevolezza. Ricordandosi questo, c'è cioè questa consapevolezza, questo ci fa meditare a continuare a praticare il Dharma. Ricordando questo, uno sarà in grado di completare e di arrivare all'illuminazione, quindi realizzare lo scopo ultimo. E potete completare tutto questo. Così. Ho lasciato fuori i benefici, i vantaggi. È veramente importante pensare a questo per noi. Prima di aver parlato di questo argomento dell'impermanenza, poi ci sono. Ci sono sei svantaggi di non ricordarsi della morte. Se voi non vi ricordate dell'impermanenza e della morte, non vi ricordate del Dharma. Non vi ricordate del Dharma. Quindi la mente è completamente avvolta nel desiderio, completamente sopraffatta al desiderio. E seguire, che segue appunto sotto il controllo dei desideri di questa vita. L'unica cosa che si cerca è di ottenere la felicità e il piacere di questa vita, giorno e notte. E così impegnati, impegnatissimi, impegnatissimi. Wow! In questo modo, così niente viene portato a termine. La preparazione per la morte non ne viene fatta, ma si fa soltanto per la felicità.
La preparazione per la morte, niente è fatto per le felicità delle vite future, niente è fatto per questo, per cui non si fa la pratica del Dharma, per cui se voi non vi ricordate dell'impermanenza della morte, allora non si pratica il Dharma. Così impegnati, la vita così impegnata nel lavorare per la felicità di questa vita, seguendo il desiderio, come una cascata del desiderio di questa vita. E quando vi svegliate la mattina, seguite il desiderio di questa vita. Oh, farò questo, faccio questo, e ogni cosa che io faccio non diventa niente. La preparazione per la felicità delle vite future non viene fatta. La preparazione per la felicità delle vite future non è fatta. E il Dharma non viene praticato. Questa è la semplice spiegazione. Ecco perché questa scimmia è svenuta, è svenuta perché ho impiegato tutta la vita così, non ho mai praticato il Dharma, totalmente sotto il controllo del desiderio, non ho, anche nei sogni, questa preziosa vita umana è stata così sprecata, per cui è collassato. È svenuto, ma è molto fortunato perché i due elefanti lo sostengono. Lui è caduto su di loro con le sue braccia. Caduto a causa delle allucinazioni, a causa dei concetti errati, e perché crede sempre nella verità, sempre per cui è completamente collassato, trema al pensiero. Anche se voi vi ricordate dell'impermanenza e della morte, anche se voi vi ricordate del Dharma, ma siete incapaci di praticare. Anche se voi vi ricordate del Dharma, ma non siete in grado di praticare, incapaci di portarla completamente. Questo lo farò più tardi. Oh, sì, lo farò più tardi. Oh, ve l'ho detto varie volte, no? Ho un parente, il suo nome è Pemba. Pemba, non quello che sta a Hong Kong, che è nato da mio zio. Sono dimenticato Pemba. Penso, lui si è sposato in Francia e sua moglie ha un forno vicino all'Inghilterra, in Scozia. No, in Francia, però è vicino all'Inghilterra, ha un forno, ma è veramente molto impegnata. E lui non poteva controllare l'alcol perché era solo come per le persone del solo combo sono molto attaccate all'alcol e quando vanno a fare le puge c'hanno l'alcol, anche quando lavorano sono sempre lì a bere alcol. E lui è diventato completamente alcolizzato e matto e rompeva le cose, rompeva le finestre. Per cui lei ha chiamato la polizia. Che cosa poteva fare? Quindi poi si sono separati e lui è venuto in Oriente. Penso che il suo nome sia Pemba o qualcosa del genere. Oggi non me lo ricordo.
Lui ha vissuto sotto, diciamo, sotto al monastero femminile, viveva lì vicino al monastero femminile. Non sono stato a casa sua, attenda, il mio attendente fu invitato ed è andato a incontrarlo. Lui ha fatto tantissime torte di patate, pancake di patate, e ha fatto tantissimo, tantissime torte di patate per lui. Lui non mi ha invitato ancora. Non mi ha invitato a casa sua. Quando abbiamo fatto il boom zok di Padmasambhava, avere 100.000 zok di Padmasambhava, e quando voi fate questo, allora si fanno, si mettiamo fuori una tanka enorme che abbiamo fatto fare nel sud dell'India, e lui viene su vestito con gli abiti bhutanesi. Ogni volta lui viene sempre con i vestiti bhutanesi, con una ciuba, le ciuba corta, no? E lui ha detto che, lui mi disse che in Francia, quando ha incontrato lui la prima volta con sua moglie e i suoi figli, gli ha dato a loro una mala. E lui mi ha detto, recitava Om Mani Padme Hum quando sarà. Lui mi disse che avrebbe recitato il mantra Om Mani Padme Hum soltanto quando sarebbe diventato vecchio. Avrebbe recitato. Perché sto semplicemente facendo un esempio. E se voi vi sentite giovani, quando voi vi sentite giovani, allora è qualcosa di ricordarsi quando voi siete vecchi. Non può camminare bene, io penso. E quindi, Om Mani Padme Hum, quella è l'idea, che quando uno riesce più a fare, se voi vivete a lungo, questo vuol dire che se voi vivete a lungo, ogni giorno ci sono molte persone, mi sono essi nello stomaco. Però delle volte succede che ci sono dei bambini che nascono morti, quando nascono dal ventre, delle volte alcuni vivono soltanto per un giorno, alcuni arrivano fino a mezza età, alcuni arrivano alla vecchiaia, alcuni vivono un giorno. In un giorno moltissime, moltissime persone muoiono che hanno soltanto un giorno. Comunque, anche se voi pensate che sia buono, ma poi successivamente pare i programmi per questa vita, per i piaceri di questa vita, faccio prima queste cose qua, forse prima vado in vacanza, vado in giro per il mondo prima, e poi farò un ritiro, e poi praticherò il Dharma, prima vado intorno al mondo, vado in giro per il mondo a godere, per qualsiasi cosa che uno ha piacere di godere. Prima faccio questo, faccio quest'altro. E poi uno non è capace di praticare il Dharma così. Se vi ricordate del Dharma, se voi ricordate il Dharma, anche non siete in grado di praticarlo. Dico, sì, il Dharma, però se lo praticherò poi, che sia un ritiro, studiare il Dharma, qualsiasi cosa. Studierò Dharma più tardi. C'è sempre il pensiero, il concetto errato nel mondo, ogni giorno, ci sono tantissime persone che sono nati e muoiono nel ventre, moltissimi muoiono quando sono appena nati. E non dipende dall'età, è completamente un concetto errato pensare che si vivrà a lungo. Quello che voi fate è che seguite un concetto errato. E anche se voi cercate di praticare il Dharma, ma siete incapaci di praticare. Gli svantaggi sono di non essere in grado di praticare in un modo puro. E anche se
Ho fatto tanti ritiri, ho fatto molte prostrazioni, ho fatto le profferte del mandala, ho fatto Vajrasattva, ho fatto questo ritiro, ho fatto quel ritiro, ma è molto difficile che qualsiasi di queste cose, qualsiasi di questo ritiro diventi Dharma. Perché? Perché voi fate molte cose, ma la motivazione non è diventata Dharma, non è diventato Dharma puro. Quindi è fatto come tutte le persone nel mondo, oh, le altre persone dicono, oh, lui sta praticando il Dharma, oh, le altre persone pensano così, perché voi siete attaccati alla reputazione, volete avere una buona reputazione da parte delle altre persone. E quindi anche se voi vivete nelle grotte, nelle montagne, come nell'Himalaya, voi vivete nelle grotte per molti anni, però la motivazione è quella di avere una buona reputazione da parte delle persone del mondo per diventare famosi, diventare un guru famoso o qualcosa del genere. Siete attaccati al cibo, avete l'attaccamento per il cibo, vestiti, reputazione. La reputazione è la più difficile. Anche le persone vivono tutta la vita in un posto isolato, in un posto solitario, vivono una vita di rinuncia, hanno una vita ascetica, rinunciano alle attività mondane e vivono una vita ascetica, indossando dei vestiti molto vecchi e non belli, non rossi, non bianchi, completamente lisi, e tutti quanti, diciamo, vestiti con dei buchi, eccetera, e mostrarsi in questo modo alle persone, così uno mostra di vivere una vita ascetica, ma voi siete attaccati alla reputazione, o fate questo soltanto per la reputazione. Solo per la reputazione, oh, pensando, oh sì, sta praticando il Dharma, lui è così rigido, così voi state seguendo l'attaccamento a questa vita, alla felicità di questa vita, alla reputazione o cose del genere. Se voi non esaminate bene la vostra motivazione, allora è molto facile scivolare. E avere la motivazione che semplicemente diventa una preoccupazione mondana, un dharma mondano. È così come le persone che non hanno mai incontrato il dharma, esattamente come le persone che non hanno mai incontrato il dharma, che lavorano soltanto per la felicità di questa vita, che voi siete un presidente o siete un mendicante, che voi siate milionario o un povero mendicante, è la stessa cosa. Quindi qua conosce moltissimo Dharma, uno che non lo conosce, la motivazione, la reputazione, le altre cose, cibo, vestiti, piacere per questa vita, ma la reputazione è la cosa più difficile da mollare, anche se voi cercate di praticare il Dharma. Anche se voi cercate di praticare il Dharma, siete incapaci di praticare in modo puro. Questi sono gli svantaggi. Mancanza di non ricordarsi, proprio perché non si ricorda l'impermanenza e la morte. Quindi poi, anche se voi praticate il Dharma in un modo puro, per essere più precisi riguardo agli svantaggi del non ricordarsi dell'impermanenza e della morte, anche se voi praticate il Dharma puro, però non succede sempre, non avviene sempre. Non c'è continuità. Quindi sei incapace di avere continuità e precisione. Non soltanto una volta o qualche volta, non è sufficiente, bisogna fare in un modo continuativo.
E così si rendiamo noi stessi veramente cattivi, nel senso ci si impegna nel karma negativo. E quindi si rende veramente se stessi malvagi. Wow. Per questo vuol dire che voi seguite i concetti errati, voi seguite l'eresia, la rabbia, il non credere e tutti questi karma negativi molto pesanti, voi rendete voi stessi malvagi. E poi al momento della morte voi morite con una grandissima angoscia, preoccupazione e voi piangete. E quindi voi sapete che non avete praticato bene il Dharma, quindi e piangete, e c'è grande tristezza. E se voi, anche se voi accettate il Dharma, perché dal momento che non vi siete ricordati della impermanenza della morte, allora cosa? All'improvviso vi riscoprite, adesso sto per morire, non ho più tempo per praticare il Dharma, abbiamo smesso, non ho avuto il tempo, quindi non abbiamo accettato il Dharma, ma siccome non vi siete ricordati dell'impermanenza della morte, allora il tempo è finito, non avete pensato all'impermanenza della morte, e voi il Dharma era buono, però siccome non vi siete ricordati dell'impermanenza della morte, avete pensato a qualcos'altro, pensando lo faccio un'altra volta, lo faccio più avanti. E la vita è finita, non c'è più tempo. Quindi la mente è completamente triste, è sconvolta. Quindi gli svantaggi del karma negativo è che si sperimentano poi le rinascite nei reami inferiori. Incredibile, incredibile. Magari può essere utile se io recito questo in questo mondo. Un giorno mettete 360 frecce attraverso il vostro corpo, che queste frecce pesantemente attraversano il vostro corpo. Non c'è bisogno di domandarsi delle cose riguardo a questo. Se, confrontando quel tipo di sofferenza, una piccola sofferenza nell'inferno vuol dire che non c'è assolutamente confronto alle sofferenze che si sperimentano nei reami infernali. Non c'è confronto. Le sofferenze sono... La piccola sofferenza degli inferni è incredibile, molto di più pesante di quella, di questo, nel mondo umano, di 360 frecce. 360 frecce che attraversano il vostro corpo, quello è niente. E negli inferni anche la più piccola sofferenza è molto più pesante di quello.
Così, incessantemente, estremamente, una sofferenza, estremamente sofferenza, sofferente, un dolore incredibile. Non mi ricordo esattamente le parole. Kapha Jeva è una sofferenza così incessante, un'incredibile sofferenza, perfino quello, per quanto tempo uno soffre, Kapha Jeva vuol dire 10 milioni di eoni. Adesso non mi ricordo le parole, è così, questo sono 10 milioni di eoni. È così, questo per 100.000 volte, così. È così per 100 volte o qualcosa del genere, fino a che quel karma negativo non virtuoso non si esaurisce, non finisce. E per questo non vi separerete mai da quel tipo di vita, da quel tipo di sofferenza. Non vi separerete mai da quel tipo di vita. Quindi, fino a che quel karma negativo non virtuoso si esaurisce, per eoni, eoni, 10 milioni di eoni, e poi così per 100 volte. Non so, qualcosa del genere, non soltanto è insopportabile, è veramente fino a che non mollate, fino a che il karma negativo non si esaurisce, non sarete mai separati da quel tipo di vita e rimarrete lì per tantissimo tempo. E quello è quello, anche la più piccola sofferenza nei reami infernali. Il primo, anche la piccola sofferenza dei reami degli inferni, così, capite? Dovete conoscere queste cose qua. Senza andare a parlare delle grandi sofferenze, le più pesanti, semplicemente parlando delle piccole sofferenze degli inferni. Dovete ricordarvi di questo. È veramente molto importante, è veramente molto importante. Sono molto importanti questi versi. Scusate, non ho tutte le parole complete esattamente, ma il significato è quello. Ma anche la più piccola sofferenza degli inferni, riuscite a immaginare? Quindi ora, ricordandosi della morte, 20 è altamente significativo cercare di ricordarsi dell'impermanenza della morte. Questo fa sì che la vostra vita diventi molto significativa per ottenere la felicità temporanea, come la felicità delle vite future, della vita di Deva, o di avere una rinascita come essere umano, o rinascere in una terra pura. La felicità temporanea poi ottenere la felicità ultima della la liberazione del samsara per sempre, e poi a livello ultimo la grande liberazione, l'illuminazione, la felicità incomparabile per sempre, la felicità ultima. E poi anche ogni secondo la vostra vita
Se voi vi ricordate l'impermanenza della morte della vostra vita, riuscite a rendere la vostra vita veramente molto significativa ogni secondo. Se voi ricordate così Bodhicitta, ricordandovi dell'impermanenza della morte con Bodhicitta, allora voi potete rendere la vostra vita di grande beneficio per tutti quanti gli esseri senzienti e liberarli dal samsara e condurli all'illuminazione ed essere in grado di rendere la vostra vita significativa e di beneficio anche ogni secondo. Wow! E quindi continuate a meditare sull'impermanenza, non soltanto a liberare voi stessi dal samsara, ma a liberare innumerevoli esseri senzienti dal samsara. Wow! Riuscite a immaginare se voi potete comprendere questo? Sviluppate così la rinuncia, Lamakien, Lamakien, Lamakien. Quindi l'impermanenza, se voi vi ricordate dell'impermanenza della morte, è veramente molto potente per superare tutte le afflizioni mentali, è veramente molto potente. Se voi siete completamente sopraffatti da questo concetto errato, da rinascita senza inizio, per rabbia, attaccamento, l'attitudine autogratificante. Siete abituati a questo concetto errato, ma voi siete in grado di superarli, vincere questo, allora sarete completamente liberi di questi. È veramente una cosa straordinaria, straordinaria. È veramente molto potente. Se voi ricordate, in Occidente non c'è un'altra vita. Se voi non avete attaccamento, allora non c'è vita. Allora è una vita sprecata. In Occidente c'è questo tipo di mentalità. Quindi si vive la vita senza, se uno vive la vita senza attaccamento, come si può vivere la vita senza l'attitudine autogratificante, senza prendersi cura soltanto degli altri? No, quello non è il modo di vivere la vita. Loro non hanno idea di queste cose in Occidente. Quindi nell'ambra in l'essenza del Dharma potete sviluppare la grande equanimità. E voi siete completamente, quindi realizzate che tutti quanti gli esseri senzienti sono la cosa più importante. E quindi questo piccolissimo pulce, questo piccolissimo insetto, la cosa più importante nella vita è proprio di portare la felicità a tutti quanti gli esseri senzienti. Per cui se voi vi ricordate l'impermanenza della morte, tutte quante le sofferenze derivano dall'io, dal prendersi cura dell'io, dell'egoismo, tutte quante le sfortune vengono da quello, dall'egoismo, dall'attitudine autogratificante. E quindi deve essere abbandonata perché questo è ciò che ha danneggiato nel passato, anche con questo danneggiate tutti quanti gli esseri senzienti. Quindi se voi seguite questo, portate danno agli innumerevoli esseri senzienti. E quindi come avete ucciso nel passato, anche così continuate a uccidere. Così. E quindi prendersi cura dell'io, da dove tutte quante le sofferenze derivano, senza tardare neppure un secondo, dovete prendervi cura degli altri, perché tutte quante le felicità del passato, presente e del futuro vengono da loro. Ogni cosa viene da loro. Come ho detto, anche Buddha, Dharma e Sangha vengono da loro. E poi tutti quanti gli esseri senzienti sono stati madri, sono stati gentili, ci hanno dato un corpo per praticare il Dharma, sono stati gentili, hanno portato la nostra vita dai pericoli centinaia di volte in una giornata e hanno affrontato tantissime difficoltà quotidianamente. Ci hanno dato un'istruzione, un'educazione da rinascita senza inizio. Così tutti gli innumerevoli esseri senzienti sono
voi avete un riparo, avete delle comodità. Hanno protetto la vostra vita, continuano a proteggere la vostra vita. Vi danno la felicità. Il fatto di avere una protezione, un rifugio, così tanti esseri senzienti hanno sofferto. Tantissimi esseri senzienti sono morti per quello. Moltissimi esseri senzienti hanno sofferto e sono morti per i vostri piaceri. Innumerevoli sono morti per i vostri piaceri, per le vostre comodità. Tantissimi esseri senzienti hanno sofferto e sono morti per i vostri vestiti. Per cui la gentilezza è incredibile anche in questo modo. Per cui, quindi, prendersi cura di più degli altri esseri viventi che di se stessi è totalmente abbandonare l'egoismo, l'attitudine autogratificante e prendersi cura di tutti gli altri esseri senzienti. Soltanto questo. Poi, ricorda in permanenza la morte all'inizio, a metà e anche alla fine. È molto importante. È molto importante proprio così. E quanto importante è realizzare il sentiero. E poi c'è il successo, aiuta ad avere successo. Per le vite future, per la liberazione da samsara, l'illuminazione e il successo. E poi quando voi morirete sarete una grande felicità. Quando morite, c'è una grandissima felicità. Felicità. Con moltissima felicità morite. È detto che la pratica migliore del Dharma, il praticante migliore, il miglior praticante di Dharma, quando muore, è come andare a fare un picnic. È come voi non avete incontrato i vostri parenti, i vostri genitori per molti anni. Avete incontrato soltanto quando eravate piccoli, ma ora, adesso, è come andare a incontrare un'altra volta e siete estremamente contenti. Questo è l'esempio. Voglio dire, dopo essere stati in prigione, allora voi uscite, siete liberati dalla prigione, siete molto contenti, incredibilmente contenti. E voi eravate completamente annoiati anche soltanto stare un secondo in prigione. Quindi in quel momento vi sentite completamente felici, siete completamente liberi. Quando siete liberi e uscite dalla prigione, potete incontrare come i vostri genitori, la vostra famiglia e voi potete fare tutto quello che volete. Puoi andare così nelle terre pure al momento della morte. Se muori, ma vai nelle terre pure, wow, dove non c'è sofferenza, come nella terra pura di Buddha Amitabha, dove non c'è sofferenza, wow. Allora, vedete, lì non c'è assolutamente paura, non c'è assolutamente alcun dubbio, non c'è paura. E così potete ottenere le rinascite superiori. O perlomeno
Potete affidarvi a Buddha, Dharma e Sangha? Voi siete buddisti? Voi aprite la vostra mente, vi affidate a Buddha, Dharma e Sangha, per cui non c'è assolutamente alcun problema, non c'è assolutamente nessuna preoccupazione per morire. Perché quando voi morirete non c'è assolutamente nessun tipo di preoccupazione se vi affidate a Buddha, Dharma e Sangha. Così, in questo modo, non c'è il pericolo di rinascere nei reami inferiori. Gyabdo Choden Rinpoche disse questo: non c'è paura che voi rinasciate nei reami inferiori. Quella è il praticante di Dharma inferiore, il praticante di Dharma inferiore, così in questo modo. Quindi, questo per quello che riguarda l'impermanenza della morte. Ok. Quindi, i 9 punti della meditazione, come ho spiegato, quindi meditate sugli aspetti della morte. Normalmente, se voi morite, quando morite, allora tutti quanti i parenti vengono a vedervi, e magari quando voi meditate, visualizzate quando voi state per morire. Tutti quei vari aspetti, è veramente molto buono fare quel tipo di meditazione. Noi moriamo un giorno, moriremo un giorno, voi fate qualcosa, siete lì che siete per fare, facendo qualche cosa, non è finito, e anche per esempio state per andare a fare la pipì e morite nel bagno e non siete capaci di tornare indietro. O cominciate a fare qualche cosa, non riuscite a completarlo, per esempio andate a fare la spesa, ma non siete capaci di non riuscite a tornare indietro e morite. O qualcosa così non finisce. Per esempio andate a dormire e la mattina successiva il vostro corpo è diventato un cadavere. È sempre così, state per cominciare qualche cosa, proprio così. Voi andate a fare una passeggiata, mentre camminate morite e siete incapaci di completare la vostra passeggiata. O scrivete una lettera all'inizio e cominciate, però non siete capaci di terminarla. Anche la lettera, non la lettera o il libro, ci sono innumerevoli cose. Un giorno succederà che sarà così, presto o tardi. Per esempio, oggi io do questi insegnamenti con questo corpo, ma a quest'ora domani questo corpo è sulla pira di legno che brucia, così. Non è sicuro? Sì. In Occidente vi mettono dentro una cassa da morto, vi portano in cimitero. Vi ho detto riguardo a Taiwan, no? Le persone che si riuniscono, fanno le lodi alla persona che è morta e poi qualcuno va in Occidente, non in Tibet, ma in Occidente. Non lodano la persona che è morta. Qualcuno lo fa in Occidente, non in Tibet. Delle volte fanno delle puja, fanno delle pratiche per aiutare la persona. Il cane? Cosa sta dicendo? Che cosa sta dicendo? E di che cosa sta parlando? E l'altro cane? Chiede che cosa stai guardando? E l'altro cane? E il daino? Il capriolo? Dice sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Il capriolo.
Questo è veramente molto importante, veramente un punto molto importante, pensare a questo, come avviene il momento della morte. E poi? Poi tutte le vostre scarpe, i vostri cappelli, i vostri vestiti, quelli invernali, quelli estivi, il vostro letto, la vostra stanza. Non hanno più un proprietario. O i vostri soldi, le persone litigano per i soldi, nelle famiglie litigano tantissimo per questo. È così, veramente. È molto efficace per la mente meditare sugli aspetti della morte. Ok, e ho menzionato tre punti. Definitivamente pensare alla morte, no? Definitivamente il Signore della morte, il Signore della morte definitivamente arriverà. Il Signore della morte, diciamo, il proprietario della morte definitivamente verrà e non ci sono altre condizioni che potranno interrompere o fermarlo. Non si può aggiungere nulla al momento della morte, non si può aggiungere ulteriore tempo alla vita. Dalla nascita, il primo secondo che si è nati, il secondo successivo, comincia la degenerazione molto veloce. Per quanti secondi? Voi avete un certo numero di secondi fino alla morte, dal primo momento della nascita abbiamo un certo numero di secondi fino alla morte, ma questi finiscono velocissimi, sono molto velocemente. Non c'è tempo di dimorare senza che questo processo si fermi, questo processo va piano piano finendo. Anche durante il momento, quando si vive, non c'è tempo per praticare il Dharma, non c'è l'opportunità di praticare il Dharma, voi morite. Il secondo successivo è il secondo punto. Non si può aggiungere del tempo alla vita. La vita continuamente decresce, come vi ho dato l'esempio, no? E quindi sicuramente, definitivamente, la morte verrà. E il terzo punto è che mentre voi siete vivi non c'è l'opportunità di praticare il Dharma, per cui la morte è sicura. Sicuramente, pensare che sicuramente si muore. Proprio a causa di quello, definitivamente c'è bisogno di praticare il Dharma. La risposta è che sicuramente bisogna praticare il Dharma. C'è il bisogno di praticare il Dharma. Questa è una. Poi, quando la morte avverrà, non è sicuro. Non c'è un momento definito o certo di quando la morte avverrà. Generalmente, perché? Perché generalmente la vita nel mondo non è sicura la durata della vita. Come ho menzionato, no? Si può meditare quando sia nel ventre materno oppure immediatamente dopo la nascita, quando si è bambini, quando si è a mezza età. Non c'è assolutamente nessuna certezza, non c'è nessuna certezza.
E quindi in particolare nei tempi degenerati come adesso, la durata della vita non è sicura. Perché? Perché ci sono più morti, ci sono più condizioni per la morte, così come adesso, come i giorni nostri, no? In particolare nei tempi degenerati, la vita non è sicura e la morte può avvenire in ogni momento. La morte può avvenire anche stanotte. Ci sono tantissimi per gli esseri senzienti in questo mondo che sono morti questa sera. In questo potete, fra quel gruppo, potete, anche voi potete essere in quel gruppo. Ora sto insegnando il Dharma, vi state ascoltando, o qualsiasi cosa, state ballando, o potrebbe essere qualsiasi cosa, ma poi all'improvviso, pam! Presto è arrivata la fine della vita, la morte. Questo può succedere anche stasera. Io penso che le condizioni che sostengono la vita sono meno. Le condizioni per la morte sono molte di più adesso. Anche le condizioni che sostengono la vita diventano condizioni per la morte. Quindi, per esempio, morite dentro alla casa, morite dentro la casa, con un terremoto nella casa viene bruciata, o anche il cibo che vi aiuta a sostenere la vita molte volte diventa causa di morte. Ci sono moltissimi effetti collaterali, anche le medicine che servono per sostenere la vita hanno degli effetti collaterali per cui che le medicine sarebbero per vivere ma diventano causa di morte. E quindi le condizioni per la morte, o anche come essere possessi dagli spiriti, ci sono 360 interferenze. Interferenze, mille, e poi ci sono mille, poi 80.000, poi 80.000, e poi E poi ci sono 424 malattie. Quindi tutte queste sono condizioni per la morte. E quindi, e poi la conclusione è quindi la morte, quindi la morte. Il santo Dharma deve essere praticato adesso, immediatamente. Per queste sono le tre ragioni. Il santo Dharma deve essere praticato proprio da adesso, subito. E poi al momento della morte, i possedimenti non possono aiutarvi, anche se voi siete milionari, miliardari, trilionari, zilionari, avete una rupia o un dollaro, non potete portarlo con voi nella prossima vita. È esattamente come il mendicante che ha soltanto un bastone, non può portarselo nella sua vita successiva e deve lasciarlo. È così la stessa cosa, anche i miliardari, i zilionari, i trilionari, anche un dollaro soltanto non può essere portato nella vita successiva. E tutti quanti i vari piaceri, tutti quanti case, le piscine, gli elicotteri, gli aeroplani che uno possiede, i jet, a quel momento non potete portare con voi niente nella vita successiva. Tutti quanti i piaceri, tutti i godimenti devono essere lasciati, così quando voi
togliete un capello dal burro, il burro non rimane attaccato al capello, è così, soltanto il capello va nella vita successiva, niente altro. Per quanti piaceri, quanti possedimenti uno abbia, niente può essere portato nella vita successiva, niente va insieme alla coscienza, bisogna lasciarli tutti, bisogna lasciare tutto quanto. E poi così non si possono portare i parenti, anche se sono milioni e migliaia di persone nella vostra, la vostra popolazione che lavorano per voi, anche se voi avete un miliardo di persone, per quanto loro siano vicini, tutti quanti devono essere lasciati. Soltanto la vostra coscienza va nella vita successiva. Tutti quanti, tutti devono essere lasciati. Per cui, in questo modo, è proprio così. La stessa cosa, sia il mendicante che deve lasciare il suo corpo, la stessa cosa, il miliardario, zilionario, un re, un presidente, tutti devono lasciare il corpo. Poi le famiglie o gli amici, per quanti voi ne avete, anche se voi avete un miliardo di persone che sono vostri amici, i vostri amici vicini che lavorano per voi, non c'è possibilità, non c'è scelta, bisogna, li dovete lasciare. Così. E poi il vostro corpo. Per cui vi prendete cura fra tutti quanti gli altri esseri viventi, fra tutti quanti gli esseri degli inferni, preta, animali, sura, sura, tutti quanti, questo è il corpo, è la cosa di cui vi preoccupate maggiormente. Anche quello deve essere lasciato. Non potete portarvi dietro neanche un atomo del vostro corpo nella vita successiva. E quindi quello che aiuta per la vita è soltanto il Santo Dharma, niente altro, solo il Dharma. Per cui dovete praticare il Santo Dharma. Per questo bisogna praticare il Santo Dharma. Questo vuol dire non soltanto quando voi ascoltate, riflettete, meditate nei 20 Dharma, ma anche mentre mangiate, camminate, state seduti, state dormendo, state lavorando. Qualsiasi cosa voi facciate deve diventare Dharma, trasformare tutto questo nel Dharma, nel Santo Dharma, e così praticare il Dharma, solo praticare il Dharma, niente altro, solo praticare il Dharma, niente altro, ok? Ok, so... Padre Sambhava ha spiegato le apparenze di questa vita sono come sogni della notte scorsa, per cui meditate come era il sogno della notte scorsa. Adesso potete dirlo, anche se voi credete nei sogni di tutti i reami, ma ora tornate indietro, non è assolutamente reale, è completamente falso.
così, queste apparenze di questa vita, quando voi morirete, le apparenze di questa vita diventano come il sogno della notte scorsa. Niente di reale. Appare reale mentre uno sogna, ma voi non lo sapete che questo è il sogno. Voi pensate che sia reale, la vera vita. Ma ora voi potete dire che potete riconoscere che era un sogno. Così, quando voi morirete, le apparenze di questo sogno, ora che tutto quanto sembra vero, ma quando voi morite, tutto quanto diventa come il sogno della notte scorsa, niente reale. Anche se appare come reale, ma non lo è. Come il sogno della notte scorsa, esattamente come il sogno della notte scorsa. Particolarmente quando voi morirete, questo è ciò che vi succederà. Tutta la vostra vita, ora che sembra tutto quanto vero per noi, non solo quando voi realizzate la vacuità, ma anche le persone ordinarie come noi, abbiamo sempre creduto tutto quanto come vero, come vera vita. Così all'improvviso, quando voi morite, in un minuto voi state morendo, voi vedete che tutte le apparenze di tutta la vita sono come un sogno, come il sogno della notte scorsa, sono andate. Così. Quindi non è assolutamente, non c'è alcuna utilità ad essere attaccati a questo, non è utile. Non è utile di credere che sia vero, è come il sogno della notte scorsa. Non potete pensare che quello sia vero. Sapete benissimo che non è vero perché è un sogno. Quindi voi credete, ah, questo è vero, no? Anche se voi credete che era reale nel momento del sogno, ma ora, adesso sapete che non è vero, esattamente così. Voi sapete che voi state per morire in 5 minuti, non è più reale. Esattamente come voi vedete il sogno della notte scorsa. È completamente falso, anche se voi credete che sia stato vero al 100%, cioè, questo è veramente un ottimo esempio. Qui non stiamo parlando della vacuità. Diciamo che quello si avvicina. Questo così. Potete così riconoscere che è totalmente falso. Questo vuol dire che quello che voi credete al io reale, che fa quello, è completamente falso. Questa è la prova. Quindi non c'è assolutamente niente a cui aggrapparsi come reale, niente a cui essere attaccati. Niente a cui aggrapparsi. Non c'è assolutamente niente a cui aggrapparsi come reale, non c'è niente da odiare o distruggere, non c'è niente che sia reale. Le apparenze di questa vita sono così, come sono della notte scorsa. Il desiderio e i piaceri sono come una festa illusoria. È come una festa illusoria. I giardini, i piaceri, le celebrazioni per i piaceri, tutti quanti godono, ma no, è illusorio, non c'è assolutamente niente di reale. I piaceri. Il desiderio dei piaceri sono come una festa illusoria.
sono come illusori. Come mostrare la felicità è come una festa illusoria, così allo stesso modo. Vedete, per la mente allucinata, oh, tutto quanto è vero, oh, che festa, che mostrare come è reale, tutto quanto sembra vero. Ma se voi guardate bene, ma se voi realizzate veramente e se voi veramente riconoscete correttamente che tutto è illusorio, non c'è assolutamente niente di reale. Come vedete, per esempio, voi attraversate, camminate sulla spiaggia, camminate sulla spiaggia e poi non c'è neanche una goccia d'acqua, ma dopo che avete camminato per un po', guardate indietro, a causa del sole che colpisce la sabbia, sembra quasi che ci sia dell'acqua che si muove. Avete la visione dell'acqua, però sapete benissimo che non c'è acqua. Quello è il miraggio. Il miraggio. È esattamente così. Esattamente così. Quello è il miraggio e voi credete che il miraggio sia vera acqua. E voi credete che sia vera acqua. Però siete venuti da quel posto lì, però sapete benissimo che non c'era l'acqua. Però credere che quello sia vera acqua, allora che cosa vuol dire questo? Se uno crede che quella sia la vera acqua, credete che sia la vera acqua, quello è un miraggio, ma non lo riuscite, non avete riconosciuto come miraggio, è completamente sbagliato, quello è il miraggio. Ma voi credete completamente che ci sia la vera acqua lì. Cosa riguarda questo? È una totale allucinazione, una totale allucinazione. Quindi tutti i desideri, i piaceri sono come una festa illusoria. Mostrare la felicità. Gattong vuol dire mostrare felicità. Una festa illusoria, possiamo dire. Quindi quello. Per cui quello non è reale. Vedete, il miraggio, credere che sia vera acqua, quella è una grandissima allucinazione. Quindi vedete, nell'oceano ci sono le onde che arrivano costantemente alla riva, continuamente. Uso questo come esempio. E tutte le attività fatte in questa vita, per il piacere, sono attività insignificanti. Sono attività insignificanti, non c'è la felicità. Non c'è la felicità da godere nelle vite future, soltanto sofferenza nelle vite future. Quindi la sofferenza di questa vita e la sofferenza delle vite future sono attività insignificanti. Sono esattamente come le onde che finiscono nella riva. Queste onde che terminano sulla spiaggia, che finiscono sulla spiaggia. Sono attività insignificanti. Non c'è fine. Non c'è fine.
Padmasambhava dice questo. C'è tantissimo da meditare per realizzare questo. Poi Padmasambhava, il grande yogi dall'India, che era durante lo stesso periodo di Milarepa, arrivò in Tibet. Penso, l'ho già raccontato precedentemente. Comunque, Pala dice, vuol dire che quando la vostra mente è distratta soltanto dalle preoccupazioni mondane, dai concetti errati, attaccati ai piaceri di questa vita, in particolare l'attaccamento, mentre la vostra mente è nella distrazione, allora all'improvviso posseduti da Mara, il signore della morte, catturati da Mara, del signore della morte, catturati dal Mara del signore della morte, mentre voi siete distratti dal desiderio che si afferra a questa vita, poi all'improvviso il Mara, il signore della morte, vi afferra. Lui ha dato tantissimi consigli, 100 consigli alla popolazione di Tingri in Tibet, dove lui ha vissuto e poi ha lasciato il corpo lì. Quindi lui dice: per questo praticate il Dharma immediatamente. Queste sono le sue, questa è la sua risposta di Padampak Sangye. Quindi ancora, Padmasambhava disse: tutte quante le cose, che vi appartengono, tutto deve essere lasciato. Non c'è alcun beneficio, non c'è niente, tutto ciò che vi appartiene, tutto ciò che avete deve essere lasciato. Non può essere, niente di queste cose può essere di beneficio per voi. Per cui dovete essere distaccati a tutto quanto, distaccati da tutto. Dovete essere distaccati da tutto. Dovete conoscere questo. Questo è il consiglio. Poi Lama Tsongkhapa disse: Lama Tsongkhapa disse: la perfetta rinascita umana, che già le 8 libertà e 10 richieste, è molto difficile da ottenere. E non c'è assolutamente tempo da perdere. Non c'è tempo. Non c'è tempo da perdere. Vuol dire che a causa di impermanenza della morte bisogna educare la mente in questo. Educando la mente in questo, così potete
opporvi alle apparenze di questa vita, potete evitare le apparenze di questa vita, potete evitare le apparenze di questa vita. Poi nei tre aspetti principali del sentiero c'è questa parola che è da e non far sorgere l'attrazione neanche per un secondo alle perfezioni di questa vita, alle perfezioni di questa vita. E quindi cercare di cercare di trovare la liberazione giorno e notte, cercare la liberazione da quello, cercare di liberazione dal samsara. E quando quello succede, a quel momento voi avrete generato la rinuncia al samsara. E Karmapa Rupa Dorje, penso che sia il secondo o il terzo Karmapa, il secondo o il terzo, il Karmapa scrisse, quando il re, quando il quando è il momento del re, quando avviene il re o del signore della morte, avviene la mente, affinché la mente, che la mente sia felice, è veramente molto difficile. È molto difficile che la mente sia felice in quel momento. Quando la morte viene, che la mente sia felice, è veramente molto difficile. Quindi è veramente difficile che la mente sia felice al momento della morte. Quindi ovunque la vostra vita andrà, dove andrà, che tipo di rinascita avrete, non è sicuro. Quindi pensa bene adesso. Quindi pensa bene adesso. Pensa bene adesso, proprio in questo momento. Poi questo è veramente molto importante, molto importante. Ora scrivete giù queste cose, scrivetemene. Ho cominciato ma non ho finito dal sutra. Dal sutra di colui che è andato al di là della sofferenza, che ha raggiunto lo stato della non sofferenza, lui che è andato al di là della sofferenza. Fra tutti i riconoscimenti, fra tutti i riconoscimenti, l'impermanenza, l'impermanenza e morte è la migliore, è il miglior riconoscimento. Quello è veramente molto importante, scrivere questo. Scriverlo e ricordarselo sempre. Dal sutra è detto questo. Fra tutti i riconoscimenti, il riconoscimento dell'impermanenza della morte è la migliore, è il miglior riconoscimento. Quindi è così.
il sutra e tutti, quindi tutti nel Tengyo. Dobbiamo tradurre correttamente cosa si intende per Tencho, è veramente molto importante. Tutti i sutra e in Tencho, lo dico adesso, però avrò la traduzione inglese corretta. Fra tutti quanti i consigli, fra tutti quanti vari i consigli, la meditazione sull'impermanenza e abbandonare questa vita è la migliore. È la migliore fra tutti, di tutti quanti sentieri. Meditare sull'impermanenza e abbandonare questa vita è il migliore fra tutti i sentieri. Questo abbandonare tutti gli attaccamenti mondani, abbandonare tutti gli afferrarsi mondani, tutti quanti gli attaccamenti mondani, e quindi di afferrarsi direttamente, l'afferrarsi, quindi da quello, dall'afferrarsi direttamente, da lì derivano tutti quanti i problemi, molti problemi derivano da quello, quindi bisogna abbandonarli. Quindi la meditazione sull'impermanenza della morte, quello è il modo, di persuadere se stessi a riuscire. È ciò che spinge a ottenere tutte le realizzazioni e andare direttamente verso quella direzione. Questo vuol dire, penso, vuol dire pensare ai benefici delle vite future e la causa di rinascere come devo, essere umano, e ottenere la liberazione da samsara, la liberazione da samsara, essere liberi dal nirvana inferiore e quindi l'illuminazione. Quindi la meditazione sull'impermanenza della morte è la base per tutto il Dharma. Quella è la radice per tutte le qualità. Questo Dharma unico, un Dharma che dovete avere, è un Dharma che voi dovete avere, è la radice di tutte le qualità. Forse il Bodhisattva come Sambo disse: se voi non avete nemici da dover domare, non avete dei parenti di cui dovete prendervi cura o sviluppare, non c'è alcun tipo di guida a cui dovete dipendere. E così non avete servitori a cui affidarvi, non avete servitori, per cui se voi non domate la vostra mente in un posto isolato, cosa c'è da fare per voi? Io penso che il grande Bodhisattva, Tome Sampo, penso. C'è un'altra cosa molto importante, poi dopo mi fermo questa sera. Molto importante, molto importante.
dal Vinaya, Dua Lungle, molto importante questo, scrivetelo. Buddha disse, molto importante questo, scrivetelo, scrivetelo. Buddha disse, voi fate un'offerta, un pasto ai miei discepoli Shariputra, che è l'eccellente saggezza, che è eccellente, invece chi era eccellente nei poteri psichici era mongoliano. 100 volte questo, offrite il cibo, ricordatevi questo, ricordate, voi fate l'offerta di cibo per questo, ricordatevi, e questo, ricordate, che è un fenomeno causato, l'impermanenza, in un secondo, anche il meditare sull'impermanenza, un secondo è la cosa migliore. Ricordatevi i fenomeni causati, in un secondo è la cosa migliore. Vedete? Perché, vedete? Perché Buddha disse questo? Oh, io potete offrire il pranzo a centinaia di migliaia di loro. Sì, va bene, queste sono cose incredibili, Shariputra, Arada, ma quello non farà sì che voi vi ricordiate dell'impermanenza e della morte. E per questo e rende queste, le afflizioni mentali diventano più forti, il karma negativo, per cui vedete, questo è quello che succede. Quindi ora, se voi ricordate l'impermanenza della morte in un secondo, quello può aiutare a interrompere il sorgere delle afflizioni mentali, e quello può aiutare a interrompere le afflizioni mentali e interrompere il karma negativo. Quindi questa è la grande differenza. Dovete ricordarvi dell'impermanenza della morte per un secondo. Quello può interrompere le afflizioni, il sorgere delle afflizioni. Queste possono interrompere l'impegnarsi nel karma negativo. Ma se voi offrite il pranzo a centinaia di Shariputra, tutti questi Arat con tutte queste qualità, che questo non fa sì che potete interrompere le afflizioni mentali, questo non succederà. Ricordandosi l'impermanenza della morte, le interrompe immediatamente. Quindi mi fermo qua adesso. Ma vedete quanto è importante meditare sull'impermanenza della morte? Vedete, è veramente il modo di domare la propria mente. Dovete, questo è il modo di domare la propria mente, questo è il, dovete comprendere, questo è il modo di domare la propria mente, meditare sull'impermanenza della morte, così potete interrompere tutte quante le abitudini negative, il karma negativo, in quel modo, capite? Semplicemente conoscere le parole. Conosce soltanto le parole bababababa, quindi le meditazioni sull'impermanenza è molto importante. Ok. A causa di tutti quanti i meriti accumulati da me nel passato, nel presente e nel futuro, tutti i meriti dei tre tempi accumulati, innumerevoli esseri sententi, innumerevoli Buddha, Nempo e Bodhicitta, possa essere generata nella mente di tutti gli esseri senzienti, che quella che è stata già generata nel cuore possa aumentare sempre più.
Tutti quanti gli esseri senzienti, in particolare quelli che sono stati affetti dal virus e tutti coloro che sono nel mondo, preghiamo per loro, per coloro che sono morti in generale e anche quelli che sono morti a causa del virus, a causa di tutti quanti i meriti del passato, del presente e del futuro accumulati meglio, i meriti dei tre tempi accumulati, innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, tutti coloro che sono stati influenzati dal virus possono non rinascere mai più nei reami inferiori e possono tutti i loro desideri avere successo, essere liberi, essere immediatamente liberi da tutte le malattie, dai danni causati dagli spiriti, dal karma negativo e dai difetti, e tutti i loro desideri possono avere successo immediatamente in accordo al Santo Dharma, possono realizzare il Bodhicitta e ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile. E possono tutti coloro che sono morti in generale dopo aver ottenuto una rinascita umana, che sono morti, particolarmente coloro che sono morti per il virus, possono non rinascere mai più nei reami inferiori. E poi possono rinascere nelle terre pure dove possono essere illuminate o perlomeno ottenere una perfetta rinascita umana, incontrare gli insegnamenti Mahayana, incontrare un perfetto guru Mahayana completamente qualificato che rivela il sentiero infallibile per l'illuminazione e possono compiacere la santa mente dell'amico virtuoso e possono ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile. Dawa maju ajia mejua nam da tang me tim da da la da ja se ja ba ni da da do a zo ga je nya nan zo ja lo da do we ta do do wa ai zo. Possa io essere completamente goduto dagli esseri senzienti per sempre, esattamente come l'acqua, col fuoco, l'aria, quello che è detto anche nella preziosa ghirlanda di Nagarjuna, come le medicine, come le legne nella foresta, possa essere goduto da tutti quanti gli esseri senzienti esattamente come loro desiderano. Questa preghiera gli studenti devono riconoscere che quando voi lavorate per il centro, questo è ciò, quello che succede, questo è ciò che succede. Voi pregate, ma quando voi state lavorando per il centro, pensate che ci siano soltanto problemi. Ah, questa persona, questo problema. Non pensate, non vi mettete mai in relazione a questo. E quindi quando voi
lavorate per il centro. Questo è un esempio in particolare, anche quando, in particolare qui, quando lavorate per il centro, ora voi avete un sacco di problemi, noi allora qua potete utilizzare questo, essere goduto esattamente come gli altri desiderano. Come dice Nagarjuna, che cosa c'è di sbagliato in quello che dice Nagarjuna? Dovete usare voi, dovete essere usati degli esseri senzienti, dovete essere usati come un francobollo dalle persone. La Nagarjuna dice che la Nagarjuna è sbagliato, la Master Cup è sbagliato, Buddha è sbagliato, l'ignoranza è sbagliato, soltanto tutti gli esseri illuminati sono sbagliati, soltanto voi siete giusti. Ah, pensate, ah, è terribile, lui mi sta usando. E quindi vedete, adesso sta usando, mi sta usando come un francobollo, è terribile, mi sta usando. Quello non è dharma, quello non è dharma. Quindi la vostra motivazione, le nostre preghiere, ora voi state lavorando per il centro, quello è esattamente uno. Questo è quello, deve essere un tutt'uno con te. Questo, lavorando per il centro, quando ci sono tantissimi problemi, quando voi pregate, e non ha senso, non hanno senso le preghiere che fate. Quindi, quando voi pregate, la stessa cosa. Anche quando voi state lavorando, dovete prendere cura delle persone anziane, prendete cura dei bambini. È esattamente questa cosa, quello che voi fate, è esattamente questo. È questo quello che succede. Dovrete avere in relazione a questo, di essere un tutt'uno con questo modo di pensare. Oh, quello lì sta facendo lo sbagliato, quello lì è sbagliato. Le persone ignoranti dicono, seguono l'attitudine autogratificante, l'egoismo, pensano che quello è giusto, e Buddha è sbagliato, gli esseri onniscienti sono sbagliati, i Bodhisattva sono sbagliati. Questo è quello che viene nella mente. Questo vuol dire che voi non seguite Buddha, voi non seguite Bodhisattva, seguite l'ignoranza. Scusate. Ma dovete riconoscere queste cose, altrimenti cosa sono le preghiere che fate? Non hanno assolutamente nel vostro lavoro quotidiano, niente di quello che fate è quello. Non ha assolutamente alcun senso, è semplicemente come giocare. È come giocare, niente diventa dharma e diventa soltanto dei problemi. E se non si diventa tutt'uno con questo pensiero, allora ci si creano dei problemi. Pensate in questo modo. Cos'è la parola dopo questo? Genova so shimpan. What? What? Ah. Yeah. Then hold precious. Quindi tenete cari e preziosi gli esseri senzienti. Voi
voi considerate voi stessi il più prezioso, la stessa cosa dovete avere questa considerazione per tutti quanti gli altri esseri senzienti, per ogni zanzara, per ogni formica, per qualsiasi essere in qualsiasi universo, quelli che sono nell'oceano, quelli che sono sottoterra, sopra la terra, gli innumerevoli esseri, esseri umani, gli innumerevoli sura, asura, sono molto preziosi, esattamente come voi stessi, sono molto preziosi. Molto preziosi. Come voi stessi, considerate voi stessi molto preziosi. Quello può anche essere, quindi è considerare ancora più preziosi. Come dicono i Geshe Kadampa, le sofferenze del passato, del presente e del futuro vengono dall'io, di prendersi cura dell'io e non si è in grado di illuminarli, portare all'illuminazione. Che cos'è l'io? Causa, diventa causa di danno per gli innumerevoli esseri senzienti, per gli innumerevoli esseri senzienti nel passato, nel presente e nel futuro, per cui lavorare per l'io è qualcosa che deve essere abbandonato completamente e non bisogna senza tardare neppure di un secondo, mentre quello che viene chiamato altri sono ciò di cui ci dobbiamo prendere cura. Questa è l'espressione che, ma no, non mi ricordo esattamente le parole, parola per parola. E ciò di cui dobbiamo prenderci cura maggiormente. Sono gli altri esseri senzienti di cui dobbiamo prenderci cura maggiormente. Poi, possono gli esseri senzienti prendere in considerazione, considerare più importante noi stessi come il loro amico virtuoso per tutti gli esseri senzienti. Questo vuol dire che gli esseri senzienti siete la causa della felicità per tutti quanti gli esseri senzienti affinché loro possano ottenere la totale felicità, compresa l'illuminazione. Oh, poi cos'è la parola successiva? Cos'è? Mari, before that, you jumped. Possa tutto il loro karma negativo, possa tutto il loro karma negativo maturare su di me. Questo vuol dire che tutte le loro sofferenze, risultati, possono maturare su di me tutti insieme. Adesso insieme. Tutte le sofferenze innumerevoli, esseri infernali. Meditate su ognuna di queste. Uno per uno.
Dagamalutemiso. Dagamalutemiso. May all the virtues. Passano tutte quante. May every single my virtue. Passano tutte quante. La mia virtù maturare sugli altri vuol dire tutte quante le mie virtù possono maturare su tutti quanti gli innumerevoli esseri senzienti degli inferni, i preta, gli animali, gli esseri umani, sura e asura possono maturare su di loro. Alcuni esseri senzienti fino a che non saranno liberati da samsara possa io dimorare samsara per liberarli. Il commentario è detto anche soltanto un essere senziente rimane samsara possa io dimorare fino a che otterrà l'illuminazione. A causa di tutti i meriti del passato, del presente e del futuro accumulati da me, i meriti dei tre tempi accumulati, innumerevoli esistenze, innumerevoli Buddha che esistono come vero nome. Possa io ottenere la completa illuminazione che esiste come vero nome e condurre tutti gli esseri senzienti che esistono come mero nome a quel stato di Buddha che esiste come mero nome nel mero nome. Completamente da solo che esiste come mero nome. Anche il mero nome esiste solo come nome. E il mero nome non esiste dalla sua parte. Ok? E poi ricordiamoci della gentilezza e santità di Dalai Lama, richiedere la sua lunga vita e affinché tutti quanti i suoi desideri abbiano successo. Kale Ajuvah
Okay, all right, thank you very much.